la fuga dei medici italiani all'estero, che insomma è inarrestabile, possiamo dire. Sono tanti i medici che stanno negli anni lasciando il bel paese, è un fenomeno questo che è in crescita. Sono sempre di più i medici che stanno trovando salari più alti, opportunità di lavoro all'estero con alloggio incluso, cola, asilo per i figli, la famiglia, insomma condizioni di lavoro nettamente superiori. Io sono uno di quegli espatriati tanti anni fa. Me ne sarei potuto andare a Dubai o me ne sarei potuto andare a Ginevra in Svizzera, ma ho scelto una delle nazioni poi con l'economia più, diciamo, più giovane dell'Europa. Ecco, c'è la necessità per Questo l'Italia di promuovere le proprie eccellenze mediche anche per attrarre, insomma, pazienti internazionali? è assolutamente sì, assolutamente sì. Io da un anno che sono entrato dentro un'associazione appunto di turismo medico a livello mondiale, l'associazione della Turchia, e loro da 25 anni hanno buttato giù la strategia per attrarre pazienti da tutto il mondo nella Turchia. Noi in Italia la conosciamo per i capelli, ma in realtà arrivano pazienti dall'Africa, dagli Stati Uniti, dal Middle East per fare trapianti, carcinomi, terapie appunto, radioterapia a chemio, che richiedono anche 200-300 mila dollari negli Stati Uniti. Il fenomeno del turismo medico è un fenomeno globale e anche in Italia esiste il turismo medico, lo sapevate? Ecco, come possiamo fare per arginare questa emigrazione dei medici? Far funzionare la sanità. I medici dovrebbero essere esentasse perché fanno un servizio pubblico di utilità pubblica, come dopotutto anche i politici, no? Anche il parroco fa un servizio per il popolo, insomma, per i cittadini, molto utile. E quali prospettive future, quali conseguenze se i migliori professionisti, continueranno a lasciare il paese? Dunque, i medici potrebbero crescere tanto la loro attività privata, ok? Non dico che non debbano farla, possono anche fare l'attività privata. Potremmo attrarre per loro pazienti da tutto il mondo che vorrebbero farsi curare da dei bravissimi, ottimi medici, dentisti, ortopedici, neurochirurghi italiani. Basta fare pubblicità in televisione nel mondo, BBC, CNN, Al Jazeera, come fa la Turchia da 25 anni, spendono 100 milioni di euro all'anno lo Stato per mandare i medici nelle televisioni a livello mondiale e promuovere le eccellenze in lingua inglese. Arriverebbero un sacco di pazienti da tutto il mondo, sicuro i medici non avrebbero, diciamo, l'interesse a lasciare il paese. Perfetto, ringraziamo il dottor Corrado Palmas, è stata davvero una bella chiacchierata su temi davvero molto importanti. Ricordiamo il dentista sardo operante in Moldavia e Romania, fondatore dei policlinici dottor Palmas in Moldavia e Romania. Grazie. Grazie a voi e un'ultima cosa, ricordatevi giù le mani dalla libertà di scegliere dove curarsi e da chi curarsi. Ogni paziente europeo, tra l'altro abbiamo anche la tessera sanitaria europea, noi ci possiamo curare in qualsiasi nazione da qualsiasi specialista che è in grado di risolvere però il nostro problema. Grazie, alla prossima, dottor.